Altro giro, altra corsa. La Serie C ormai è realtà per il Cerignola, che ha conquistato il traguardo del calcio professionistico con ben 4 giornate di anticipo. La stagione, tuttavia, non è ancora finita. La squadra di Michele Pazienza non è minimamente sazia, vuole vincere tutto. Vuole vincere anche la Coppa Italia di Serie D. Domani, a partire dalle ore 16, al Monterisi, arriva il Cittanova nella gara secca dei quarti di finale. È una settimana in cui sicuramente c'è stato il tempo per festeggiare, meritatamente, perché i ragazzi dovevano lasciarsi andare per quanto fatto fino a domenica ed era meritato, insomma, tutti i tipi di festeggiamenti che hanno fatto dal dopo partita anche al giorno dopo, avendo avuto un giorno in più di riposo, tutto giusto e dovuto e meritato, conquistato sul campo attraverso prestazioni, attraverso risultati. Chiaro è che al rientro i ragazzi, come mi aspettavo, si sono fatti trovare mentalmente pronti e già sul pezzo, e abbiamo preparato al meglio la partita di domani, dove sicuramente faremo di tutto per passare il turno, perché, come hai appena detto, quella della Coppa Italia è un nostro obiettivo, è un obiettivo che i ragazzi vogliono assolutamente raggiungere, e durante la settimana l'hanno dimostrato coi fatti, facendo e svolgendo tutti gli allenamenti con il massimo dell'impegno, della dedizione, della professionalità che hanno sempre mostrato durante tutto l'anno. Vincere significherebbe accedere alla semifinale e sfidare nel penultimo turno della competizione nazionale la Torres. Occhio però al Cittanova, squadra rivelazione di questa Coppa Italia di Serie D, sesta forza in campionato della Girone I. Troveremo una squadra giovane, una squadra frizzante, una squadra sbarazzina, perché probabilmente a livello di punti è troppo lontana dal posto playoff, quindi presumo che venga qui a giocarsi tutte le chance per passare il turno, e verrà in maniera libera di testa, perché anche sentendo le loro dichiarazioni per il percorso fatto fino ad oggi, e quindi avvicinandosi così tanto alla zona playoff, hanno già dichiarato di aver fatto un ottimo campionato al di sopra delle aspettative, e quindi verranno qui senza nulla da perdere, e questa potrebbe essere una difficoltà, la difficoltà maggiore. Pazienza in conferenza stampa annuncia novità di formazione. Domani sicuramente qualche cambio ci sarà, ma non perché ci debba essere un premio o un qualcosa. Io domani, per mentalità, manderò in campo la squadra che mi darà più garanzie per passare il turno, e chi scenderà in campo lo farà perché mi dà quelle garanzie, mi dà quella serenità che andando in campo con quei giocatori io posso giocarmi il passaggio del turno.